Ciao amici, benvenuti nella mia modesta cucina, proprio modestissima. Andiamo a fare adesso queste pappardelle al ragù di cinghiale, pappardelle fatte a mano che ho preparato ieri. Seguitemi. Bene, queste sono le mie pappardelle, rigorosamente fatte a mano, naturalmente con uova freschissime, bio, di campagna. E qui ho usato la semola, una semola, selezionata. Di solito io me le faccio sempre prima, sia anche le fettuccine che i tagliolini, le tengo sempre di scorta nel surgelatore. Bene, ora vado a preparare la carne di cinghiale. Questa carne di cinghiale ce l'ha regalata un nostro amico, quindi è un cinghiale nostrano, cacciato nelle riserve. Io adesso l'ho preparato, ho fatto dei pezzi e ci metto le verdure, gli aromi, cipolla, sedano, aglio. Lo taglio a metà, la cipolla anche la affetto, un po' grossa, la taglio un po' grossa, metto la carota, qui metto bacche di ginepro e granuli di pepe nero, metto ancora un altro pezzo di carota. E poi vado a coprire con il vino rosso, questo è il nostro vino, un Merlot. La carne deve essere tutta coperta. Vittorio, mi serve altro vino, per cortesia prendimi altro vino, perché deve essere tutta coperta. Poi lo mettiamo. Ok, quindi questa è la nostra marinatura. Penso che aggiungerò ancora un po' di sedano e rosmarino anche. E andrà fatta riposare coperta con la pellicola 12 ore, ma anche 24. Ok, metto ancora qualche altro pezzettino di verdure. Ecco qua. Bene, e lasciamo a marinare. Copriamo e mettiamo altro vino naturalmente. Io l'ho tenuto 12 ore in marinatura. Qui l'ho anche diviso perché ho dato una metà a mio figlio perché era veramente tanto. Il peso nelle descrizioni io ho messo 1 chilo, ma il mio sicuramente era di più, saranno stati 2 chili. Quindi è relativo il peso, regolatevi un pochino voi ad occhio con gli aromi che mettete. Allora, adesso tiro fuori la carne, vedete che bel colore rosso, si è imbevuta bene di vino rosso. La tiro fuori e non butto il vino che rimane. Lo tengo, anche perché è un vino buonissimo, è il nostro vino. Lo scolo soltanto con un colabrodo, così lo pulisco e lo tengo da parte. È la prima volta che faccio questa pasta con il cinghiale, che lavoro il cinghiale, non l'ho mai fatto, quindi tenetelo presente. Adesso non c'è mio marito, altrimenti questo lavoretto qui lo avrei fatto fare a lui. Bene, farò dei pezzettini piccolissimi e poi lascerò dei pezzi un pochettino più grandi. Adesso, per non annoiarvi, aumento un po' la velocità del video.
Bene, ho quasi terminato. Si sente già un buon profumino, con il vino e gli aromi ha preso un buon odore. Ok, cerchiamo di farli piccolini. Tenete presente che poi non è un cinghiale di allevamento, quindi sicuramente rimarrà la carne un po' duretta. Quindi più li facciamo piccoli, a mo' di ragù dovrebbero essere fatti. Io adesso ho fatto quel che potevo. Allora, ho preparato un tegame dove metterò olio di oliva extravergine, questo è il nostro olio di oliva, con le bacche di ginepro e faccio così insaporire un pochino. E poi metto la cipolla fatta a pezzettini, una cipolla basta. Poi aggiungo le altre cose, sedano, carota, eccetera, tutto il resto. Non deve friggere, deve soltanto appassire un pochino prima di mettere la carne. Continuo a girare, la fiamma sta al minimo, accendo la luce perché è un po' buio. E adesso buttiamo i pezzi di carne, i pezzi interi e i pezzettini. Ok. Giro e faccio asciugare, la faccio rosolare un pochino prima di mettere il vino. Eccola qua. Quindi i tempi di cottura, presso poco ci vogliono 2 ore, però contate ecco dall'inizio, da quando abbiamo messo la carne. Qui aggiungo 2 mestoli della marinata, del vino che ho tenuto da parte. Se non volete usarla, mettete altro vino. A me sembrava un peccato buttarlo, perché abbiamo usato all'incirca 1,5 litri di vino con le dosi che avevo io di carne. Calcolate che poi l'ho dimezzata. Una volta asciugato il vino, una volta che ha evaporato per benino il vino, ci vorrà un pochino. E aggiungo la passata, deve essere una passata abbastanza ristretta. Questo è il nostro pomodoro di casa che abbiamo fatto noi, quindi una passata DOC. Si potrebbe fare anche in bianco, senza, però a quel punto dovete mettere tanto vino per far cuocere bene la carne. Ok. Metto un pizzichino di sale, ma proprio poco, perché è già saporito di sé. E un pochino di olio di peperoncino, se volete mettete il peperoncino. Bene. Una volta che inizia a bollire, a questo punto io lo copro perché altrimenti si ritira troppo, gli devo dare il tempo di cuocere. Ecco qua, come vedete sta cuocendo, ci vorrà del tempo, fatelo cuocere bene, altrimenti rimane dura la carne, dovrebbe quasi sciogliersi, però sarà difficile visto che il nostro cinghiale è un cinghiale non di allevamento. Ed eccolo qua, il ragù ne ho tolto un pochino perché io farò le pappardelle solo per me e mio marito. Eccole qua, le ho tirate fuori direttamente dalla pila e buttate nel tegame. E queste sono le mie pappardelle. Non potete capire che profumo che c'è in casa. Beh, che ne dite? Sono bellissime e sicuramente molto buone. Qui non può mancare un bel bicchiere di vino rosso. C'è anche la carne per secondo. Io ci metto un po' di formaggio, ho fatto un misto di pecorino e parmigiano.
Scusate, lo sto mettendo con una mano, con l'altra sorreggendo il cellulare. Bene, amici, buon appetito. Vi ringrazio della visione, ringrazio Massimo che ci ha fornito della materia prima di questo piatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!